أقوم بسيطة في كل تابورت هذا قاعد يدمن من Guardate che bello questo posto magico, reso ancora più magico da Vito Bianghini, uno dei migliori pescatori della nostra Polignano. Se venite a Polignano a mare, visitate San Vito, che bello. Ganghi, abbiamo tirato le reti, è vero? Perché sì, sì. Arriva il maltempo? Sì, maltempo. Bellissimo. Giovedì arriva... Lunedì, martedì. L'umiltà del pescatore, che non è soltanto un uomo che va in mare e pesca, ma che fa i lavori più umili del mondo. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, dice il Vangelo di questa domenica. Bellissimo l'imperativo che utilizza Gesù per rispondere a quel tale: quanti sono i salvati, agonide ste, che da agonizzo mai, che non significa semplicemente sforzatevi, possiamo tradurre meglio come allenatevi, impegnatevi, lottate, l'agonismo proprio vero e proprio, no? Sforzatevi di entrare per la porta stretta, sforzatevi di imparare l'umiltà. E allora questa domenica noi vogliamo proprio imparare dal pescatore, che umilmente fa i lavori più terra terra, più acqua, quelli che fanno acqua. Non è una questione di quantità, quanti pesci ho preso, che cosa ho fatto, quante volte sono andata a messa, no? Con quei tali che diranno: come signore, ci presentiamo a te, ma sai quante volte siamo venuti a messa, sai quante volte abbiamo ascoltato, non è una questione di quantità, è la questione dell'umiltà, di poter accettare la verità di Dio e la nostra così com'è. Quello è lo sforzo più grande, l'impegno più grande che dobbiamo esercitare nella nostra vita giorno dopo giorno, e sforzarci di accettare la realtà e la verità di quello che noi siamo e di quello che sono gli altri. Quante volte ci siamo detti: ma quello proprio non l'accetto proprio. Ecco, qual è l'impegno dell'umiltà? La capacità di accettare la verità anche di quello che noi siamo, non accettare la propria vita, la propria storia, la propria identità tante volte, no? Invece l'umiltà ci chiede di accettarci, di accettare la verità dell'altro così com'è. Anzi, quante volte ci siamo anche detti: no, perché questa disgrazia, questa sciagura, questo problema proprio a me, no? Lo sforzo e l'impegno di accettare la verità senza volerla modificare, senza voler creare una verità diversa da quella che sono, è uno dei compiti più importanti del cristiano, perché Gesù un giorno ci possa accogliere la nostra verità così peccaminosa, così disastrosa, così fragile, così come siamo. Così noi accettiamo gli altri così come siamo. Ecco qual è lo sforzo dell'umiltà che oggi ci impegniamo a fare. Umilmente accettiamo la nostra vita così com'è. Alcuni compiti che possiamo fare a casa è non desiderare una vita diversa da quella che facciamo, se non per poterla migliorare. Non desiderare che i figli siano diversi da quello che sono, che la nostra vita sia diversa da quella che ha. Vorrei avere un marito diverso, una moglie diversa, dei figli diversi, una casa diversa, se fossi, no? L'umiltà di dire: guarda, ho sbagliato, hai ragione tu, la verità è dalla parte tua, non è dalla parte mia. La verità accettata di chiedere scusa, ho sbagliato, di dare il perdono quando è necessario, di ritirarsi in buona pace come una barca quando abbiamo capito che ormai il nostro compito è fatto, senza l'arroganza di voler perseverare. Altrimenti una barca in mezzo al mare, una barca che è sicuramente affonda. L'umiltà di ritirarsi al momento giusto. È bella San Vito. Buona domenica a tutti.